Come vi ho detto ieri, sono dei giorni particolari per me, per tutto il team degli esonerati. Mi sento di ringraziare la Curva Nord, soprattutto una persona che conosco, perché ho saputo che a questa persona dedicheranno uno striscione alla prossima partita in casa. L'hanno detto ieri. Quindi, insomma, questo dice tanto, no? Che la Curva gli dedichi uno striscione. Non si dovrebbe litigare, si dovrebbe pensare un po' più a godersi la vita, secondo me, a quello che si ha, non a quello che non si ha e a quello che non si può avere, perché non si può avere tutto, qualcuno non lo capisce. Su YouTube abbiamo tanti esempi di persone che vorrebbero essere quello che non sono e che non saranno mai. Lo vedi anche dal calcio, dallo sport, gente che vuole apparire a tutti i costi, gente che passa dagli americani al Qatar, a Investcorp, poi Zang di Finanza, ora ti stanno riparlando di Catarioti un'altra volta, e questi poi dopo fanno la morale ad altre persone. A me fanno schifo queste persone qua. A me mi fanno schifo che per un po', per apparire un po', le stanno provando di tutte, ma tanto è inutile, non potrete mai avere, non ti puoi comprare il pubblico, è inutile. Puoi comprarti gli iscritti, ma il pubblico non te lo puoi comprare. Tanto fai live con 20 persone, puoi invitare anche Sharon Stone senza mutande in live. Non vi guarda nessuno, ragazzi. E ve lo dico, guardate, siamo tutti interisti, ve lo dico con il cuore in mano, è inutile. Chiudetelo, chiudete i canali, è inutile. Fate solo del male voi all'Inter, perché voi la rappresentate male l'Inter. Qui non si tratta dello sfottò. Qui si tratta proprio del fatto di essere talmente accecati nel voler apparire, le state provando di tutte, con le offese, con le minacce, invitando. È inutile, non si è, no, 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 non piacete, lo dovete accettare. Nella vita ci sono tante altre cose belle, tipo la famiglia. Apprezzate quello che avete. Io non sono nessuno per dare lezioni di vita, anzi, io sono l'ultimo che può dare le lezioni di vita in giro, ho le patenti. Ma mi sento di dire una cosa: apprezzate quello che avete, non quello che non avete e che non avrete mai, perché non siete in grado di averlo. Quindi, a parte questi pagliacci che ora dal rifinanziamento si sono ributtati sul Qatar, io vorrei dire a questa massa di pagliacci, soprattutto a un paio di pagliacci che non hanno dignità, vorrei dire che qualora la proprietà fosse qatariota, quindi uno sponsor ad espressione della stessa proprietà, no, perché se la proprietà è catariota, c'è uno sponsor che ha la stessa espressione della proprietà, o giù di lì, creerebbe una cosa del genere la stessa situazione di anni fa con il Paris Saint-Germain. La Roma c'ha uno sponsor saudita, di cosa stai ragionando? Quindi la proprietà della Roma è saudita, ma che cazzo state dicendo? Quindi, cosa succederebbe, come è successo nel Paris Saint-Germain? Che ci sarebbero delle conseguenze, ovvero sia delle indagini dell'UEFA sulle sponsorizzazioni che mascherano interventi per aggirare il fair play finanziario. È per quello che se la proprietà fosse qatariota, uno sponsor di loro espressione difficilmente ci sarebbe. Perché ora questi pagliacci si sono ributtati un'altra volta sul Qatar dopo il rifinanziamento, gli americani, e poi fanno anche le morali. Chiudete quei canali, chiudeteli. Soprattutto te che compri gli iscritti, chiudilo quel canale. Non sei buono, non piaci alla gente. Agli interisti non piaci, ti vomitano. Puoi invitare Sharon Stone e farle accavallare le gambe senza mutande, non ti guarda nessuno. Te l'Inter la sporchi, voi sporcate l'Inter. Per quello e poi riguarda gli Juventini. Ve lo ricordate quando noi non vincevamo un cazzo e piangevamo sempre? Loro sono diventati come eravamo noi e a me questa cosa fa godere ancora di più, se lo vuoi sapere. Questa cosa fa godere e mi fa godere ancora di più. Sono lì che si lamentano, sono lì che addirittura sono lì a guardare il rigore dato su Thuram, ma poi detto da loro, dall'esame falso di Suarez a tutte le cose, ai bilanci. Ma di cosa state ragionando? A voi dovete uscire dal campionato italiano. Voi ormai siete solamente dei piangina. Gli Juventini sono diventati, e come eravamo noi tanti anni fa quando non vincevamo un cazzo prima del triplete, sono diventati uguali spiccicati come noi. Motivo per cui
gli andrebbe data, ma non si sa mai sul campo, perché io non sono uno di quelli che ti dice siamo più forti, chi se ne dà 5, 6, 7, ma questo è un motivo in più per asfaltarli, per cercare di asfaltarli, perché poi la palla è tonda, è strana, non si sa mai nel calcio. Ma questo deve essere un motivo in più, deve dare ancora più motivazione per asfaltarli e per zittirli. Ma non li zittisci sui giornali o nelle televisioni, li devi zittire sul campo, asfaltandoli, passandogli sopra. Detto in gergo sportivo, ovviamente, in termini sportivi. Sono diventati ridicoli, sono diventati peggio di come eravamo noi quando non vincevamo un cazzo. Loro sono diventati peggio, piangono e basta. Solo che a differenza loro, noi non facevamo tutte le cose che facevano loro, noi piangevamo, ma mica facevamo quello schifo lì che hanno fatto loro, mentre loro fanno tutto questo schifo e sono anche dei piangina. Motivo per cui vanno investiti in campo, vanno investiti, detto proprio in senso calcistico, vanno investiti. Tanto questi piazzeranno il pullman, cercheranno di sfruttare quelle due o tre azioni in contropiede. E attenzione, perché la cosa difficile sarà sbloccare la partita, perché è molto difficile fargli gol. Ma se qualora l'Inter riuscisse a sbloccare la partita, allora dopo lì si aprirebbero le voragini, perché questa è una squadra che va nel panico se va sotto. Ma se non va sotto sono pericolosi, attenzione, perché loro hanno sempre gli attaccanti lucidi davanti. Perché? Perché fanno due o tre azioni a partita, non giocano come noi che noi sviluppiamo una mole di gioco devastante. Loro fanno due o tre azioni, attaccanti sempre lucidi davanti. Occhio. Il problema non è fargli gol, il problema è sbloccarla la partita. Buongiorno, avete sentito le parole di Spalletti su Buongiorno del Torino? Buongiorno, è un grandissimo giocatore, lo vorrei all'Inter tutta la vita. Poi c'è questo Colpani. Ragazzi, Giuse, cosa ne pensi di Colpani? Colpani, Colpani. Io su Colpani ti dico una cosa sola: sa giocare a calcio, il ragazzo è forte, ha l'età dalla sua parte perché comunque è giovane, ma non ho capito ancora bene che ruolo possa avere in campo, un po' come era Kovacic, non si capiva bene che ruolo lo dovevi mettere. E ho dei dubbi su Colpani a livello proprio fisico, perché pesa 40 kg dopo il cenone di Natale. Non ho capito a livello fisico come si dovrà strutturare questo ragazzo e come lo struttureranno, perché secondo me è troppo longilineo, soprattutto per giocare in mezzo al campo. Qui non si parla di altezza, si sta parlando di struttura muscolare. Io a livello muscolare non lo vedo pronto questo ragazzo per alti livelli, poi magari si strutturerà. È uno che sa giocare a calcio, ci mancherebbe, è arrivato in nazionale, un ragazzo di 23-24 anni. Si vede che sa giocare a calcio, però ecco, se a me chiedi un parere, lo vedi titolare nell'Inter? Io ad oggi non lo vedo titolare nell'Inter, sinceramente. In un Inter che deve puntare in alto. Inzaghi, io Inzaghi voglio fare i complimenti perché l'ho criticato tante volte. Finalmente Inzaghi si è rotto i coglioni di questa proprietà e lo dice ufficialmente. Inzaghi fa delle dichiarazioni dove, lo ripeto, non ho problemi a dirlo, dove tira lo sciacquone su chi valutatelo voi su chi tira lo sciacquone. Io ho portato questo, ho portato quest'altro, ho portato quest'altro. È diventato il bancomat di Zanga. E hai fatto bene, Inzaghi, a dire quelle cose. Perché secondo me eri un casotto. Ora stai dimostrando di avere un po' di palle, perché stai dicendo finalmente quello che avresti dovuto dire dall'inizio, indipendentemente dal fatto che a me Inzaghi possa piacere oppure no. Ma bisogna essere onesti. Inzaghi si è rotto i coglioni. Perché tutta questa grandissima rosa, dov'è? Io ti faccio quattro nomi. Vogliamo parlare di Arnautovic, vogliamo parlare di Sanchez, vogliamo parlare di Klaassen, purtroppo, dico purtroppo con la P maiuscola, vogliamo parlare di Sensi, vogliamo parlare di Cuadrado, sono sei giocatori su cui non puoi contare. Di cosa stai ragionando? Dov'è questa super rosa? Sta facendo bene l'allenatore, punto. E stanno dando tanto dei giocatori che sono cresciuti anche grazie all'allenatore. Poi a me mi dici, Giuse, per un Inter che deve puntare più in alto, che deve vincere tutto, lo terresti Inzaghi come allenatore? No, ti dico quello che penso io. Non ti dico che è giusto o che sia sbagliato. È la mia idea. Ma vogliamo, ma Klaassen, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, lo stesso Sanchez, ci sono sei giocatori su cui l'Inter, quanto ci puoi contare su questi sei giocatori? Incomincia a fare meno sei. Di cosa stai ragionando? Dov'è questa super rosa? È una rosa ben attrezzata, ma per il campionato, perché già questa è una rosa che per la doppia competizione è messa male. Di cosa ragioni? Di
Dietro l'unico marcatore che hai è Acerbi, di cosa stiamo ragionando? La vogliamo far finita di mettere la testa sotto il cuscino, ragazzi? Bisogna dire le cose buone, positive, che ce ne sono tantissime, ma bisogna dire anche le cose che non sono positive, perché non esiste il mulino bianco, in generale, nella vita, non è mai tutto mulino bianco, non è mai tutto rose e fiori. Ciao, Inter.